Il colore preferito della maestra Anna è il blu. Ora il fiocco. Manca solo il regalo per il compleanno della maestra Anna. Voglio quella lì! Teo? Oh, ciao, Nina! Ho preso un regalo per la maestra Anna. Lei adora i cioccolatini. Oh, no! Quella era la mia idea! Mi dispiace, Nina. Ormai li ho già pagati. Vedrai che troverai qualcos'altro. Arrivederci! Io mi siedo qui, Nina. Divertiti! Ci vediamo dopo, mamma! Ora guarda, eh! Puoi raccogliere da terra tutte le foglie e i fiori per fare una bellissima ghirlanda per la maestra Anna! Potrebbe indossarla con un cappello, no? È un'ottima idea, Olga! Ecco qui! Voilà. Oh, alla maestra Anna piacerà tantissimo! Ciao, Nina! Ciao, Olga! Ditemi se questa non è la più bella ghirlanda di sempre! È per la maestra Anna! Se vuole, può anche indossarla come cappello! Ciao! Ci vediamo domani a scuola! Oh no! E adesso che faccio? Chi non dai alla maestra Anna un biglietto fatto da te? Le piacerebbe molto! Hai ragione! Sì! Ciao, Nina! Ciao, Olga! Ciao, Jake! Non posso fermarmi. Sto andando a fare il mio regalo per la maestra Anna. Io ho appena finito il mio. Guarda! Wow! Quel biglietto è proprio grande! Penso che alla maestra Anna piacerà tantissimo. Già, puoi scommetterci. Buongiorno, bambini. Buongiorno, maestra! Wow! Questi regali sono tutti per me! Tanti auguri di buon compleanno, maestra Anna! Ti ringrazio, Teo! Io adoro i cioccolatini! Buon compleanno, maestra Anna! Ho fatto questa ghirlanda tutta da sola! Bella. Oh, grazie, Emma! È davvero bellissima! Ehi, Nina! Perché adesso non vai tu a recitare la poesia? Maestra Anna, ho imparato a memoria la tua poesia preferita. Cosa? Come farti capire quanto sei importante? Con i regali più belli o dei fiori nei capelli. Sei una vera poetessa. Oh no! È la stessa poesia che stavo per recitare io. Che cosa devo fare, Olga? Non ho niente da dare alla maestra Anna. Ma niente! Non preoccuparti, andrà tutto bene, Nina. No, non è vero. Vorrei davvero tanto poterti dare un abbraccio. Anche io. Aspetta, Olga, ma certo sei un vero genio. Ah, sì? Tu dici? Sì, perché un abbraccio è il regalo più bello del mondo. Nina? Va tutto bene? Maestra Anna, ecco io. Io volevo farti il regalo più bello di tutti, ma le idee migliori erano già state prese. Oh, non ti devi preoccupare. Così ho pensato che il mio regalo potesse essere un grande abbraccio. Oh, ti ringrazio, sono così felice. Questo è un regalo che desideravo moltissimo. Oh, buongiorno, ragazzi. Buongiorno, maestra Anna. Buongiorno, maestra. Non ancora, Olga. No. Ciao, Nina. Come va, piccola? Ma è stata meglio. Nina! Cos'è successo? Che cosa c'è da dire? Oh, sei il tuo bambino, Nina. Va pure a sederti adesso.
Ah, oggi disegneremo dei fiori. Ho portato un fantastico libro pieno di fotografie. Oh, non ci credo, ma qui non c'è. Beh, non posso sempre ricordarmi tutto, non vi pare? E quello che cos'è? Oh? Che succede, Asha? Chiedo scusa. Pensavo di aver visto un topo, ma era soltanto il piede di Teo. Wow! Fantastico! Oh, che bello! Ragazzi, è tutto stupendo qui! Ma non riesco a vedere niente da dentro il banco! Mi dispiace, Olga, ma nessuno deve vederti, lo sai! Oh, ma così mi perdo tutto il divertimento! Nell'armadio! No, non ti prego, ti prego, non puoi andare! Mi dispiace, Olga, non abbiamo scelta. Non fare così, allora nessuno deve vederti. Devi nasconderti adesso. Ehi, cos'è successo qui? Meglio prendere uno straccio dall'armadio per asciugare. Non preoccuparti, maestra, ci penso io. Vieni qui, devo farti vedere una cosa. Oh, sorpresa! Ma che sta succedendo? Ci dispiace che tu ti sia persa tutto il divertimento oggi a scuola. Così abbiamo deciso di portare la scuola qui a casa. Cosa? Questa volta nessun nascondino. Ma è fantastico! Allora, bambini, adesso andate a sedervi, per favore. Ok. Oggi disegneremo dei fiori. Ho qui un libro davvero fantastico. Un attimo. Sì, disegniamo, disegniamo. Non c'è. E ora, musica. Tu soffia forte e io schiaccio i tasti. Okay. La scuola è finita per oggi. Potete andare. Ciao a tutti, bambini. Ben arrivati. Oh no! Ma che cos'ha la maestra Anna? Come forse avrete notato, bambini, ha un piccolo raffreddore. Non sembra così piccolo. Ciao maestra, domani starai meglio, vero? Ma certo, Nina, è solo un raffreddore. Ciao, Olga! Nina, tocca a te adesso. Ah, sì, scusami. Ma Nina, che fai? Tu non hai le crocette. Ops. È già la terza volta che fai così. C'è qualcosa che non va? È che non riesco a concentrarmi. Sono molto dispiaciuta per la maestra Anna. È solo un po' raffreddata. Sono sicura che domani sarà meglio. Ma lei è tutta sola. È bruttissimo stare da soli quando si è malati. Oh, in effetti non ci avevo pensato. Povera maestra Anna. E se ha bisogno?
Sai, potrei andare a casa sua per vedere come sta, che ne dici? Davvero? Ma certamente! Torna presto! Sono giunta al fine! Oh, poverino! Meglio se provo a mangiare qualcosa! Oh, il latte! Non c'è niente! Mi sono dimenticata di fare la spesa! Ma è terribile! Povera maestra Anna! È malata, tutta sola, e non ha niente da mangiare! Ho trovato! Farò dei biscotti per la maestra Anna e domani glieli porterò a scuola! Nina, con calma! Cucinare richiede pazienza! Scusa, mamma! Dobbiamo aggiungere un uovo e un po' di burro! E un po' di cioccolato! La maestra Anna adora il cioccolato! No? Oh? Tu mescola il tutto, io vado a vedere chi è! Nasconditi! Nina, ma che è successo? Stavo solo rendendo più bello il dolce per la maestra Anna. Mettiamo il dolce in forno prima che la cucina sia completamente distrutta. Pronta? Sì, sì. Oh, santo cielo! Mi dispiace, Nina. Non so cosa sia andato storto. È super perfetto! Ma non è una meraviglia? Beh, di sicuro è molto originale. Puoi portarlo alla maestra Anna da parte mia? Non voglio farla aspettare fino a domani. Grazie, Olga, sei la migliore. Ho anche scritto un bigliettino. Grazie. Ecco, credo che questo ti piacerà. Un dolce speciale per tirarti su. Con tanto affetto, Nina e Olga. Che tenerezza. Non male. A dire la verità è delizioso. Strano, ma davvero delizioso. Le è piaciuto un sacco, Nina. Buongiorno, maestra Anna. Vedo che stai molto meglio. Sì, grazie, Nina. E grazie anche per il dolce. Ma dimmi, come hai fatto a portarmelo? È stata Olga a consegnarlo. Oh, Nina, la tua immaginazione è incredibile almeno quanto i tuoi dolci. Oggi sceglierete gli strumenti che dovrete imparare a suonare per il progetto speciale della banda della classe. Va bene, uno per volta. Nina, comincia tu. Vai, Nina, scegli bene. Quale posso scegliere? Pensa, Nina, pensa. Dai, Teo, coraggio, vieni anche tu. Forse questo, non lo so. Su, avvicinatevi, bambini. Arrivo. Aspettate un attimo. Tu suonerai il trombone, Nina. Avrai solo 3 note da fare. Ok. Ecco qui, piccola. Devi solo prenderci un po' la mano. Ecco. Attacca tu, Nina. Ricordati di respirare e non andare troppo veloce. Già. Bello. Ero sicura che avresti imparato. Senza Olga, il signor Kite e il signor Vento, però non ce l'avrei mai fatta. Sono stati gentili. La prossima volta potranno unirsi alla banda.